tornato ieri sera dalle zone devastate dalla tremenda catastrofe sismica. Ho assistito a degli spettacoli che mai dimenticherò. Questo che ho potuto constatare che non vi sono stati i soccorsi immediati che avrebbero dovuto esserci. Ci sono state delle mancanze gravi, non vi è dubbio, e quindi chi ha mancato deve essere colpito. I terremotati vivono ancora in baracca, eppure allora fu stanziato il denaro necessario, le somme necessarie furono stanziate. Mi chiedo, dove è andato a finire questo denaro? Chi è che ha speculato? Le parole dell'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini risuonano ancora nella mente di chi ha toccato con mano il dramma del terremoto del 1980. 90 secondi sufficienti a cambiare per sempre la storia di una provincia. A Sant'Angelo dei Lombardi, come in altri centri, per giorni pezzi di corpi umani emergevano dalle macerie. Pertini, per l'intera durata del suo viaggio in Irpinia, fu inseguito da grida, pianti e implorazioni dei sopravvissuti, ai quali non sapeva dare risposta. Così, di ritorno a Roma, in un appassionato discorso in TV rivolto agli italiani la sera del 26 novembre, denunciò con forza il ritardo e le inadempienze dei soccorsi, che sarebbero arrivati in tutte le zone colpite solo 5 giorni dopo. Parole che appaiono ora più che mai come un monito. Davvero nessuno ha dimenticato. Quella domenica la notte era calata da un po', quando all'improvviso alle 19.34 la terra si aprì inghiottendo case, scuole, chiese, ospedali, seppellendo sotto le macerie le donne che preparavano la cena, i bambini e gli adolescenti che giocavano in piazza e passeggiavano sul corso, i tifosi e gli sportivi che commentavano il 4-2 che l'Avellino rifilò all'Ascoli. Allora i cadaveri recuperati furono 3.000, quasi 10.000 feriti, centinaia di migliaia di sfollati. Le tre province maggiormente colpite dal sisma furono quelle di Avellino, 103 comuni, Salerno, 66 e Potenza, 45. Oggi, 38 anni dopo, ricordiamo le polemiche sui mancati soccorsi, sulla ricostruzione mai finita, ma soprattutto ricordiamo le vittime di quel giorno. Ma ridurre tutto a un semplice momento celebrativo non fa onore alla nostra gente, né può essere la giusta chiave di lettura delle cose che, come cittadini della provincia di Avellino, abbiamo fatto per la nostra terra. Senza fare dietrologia, l'Irpini ha trovato la forza per reagire attraverso le sue donne e i suoi uomini migliori, attraverso persone capaci che hanno sempre creduto nelle potenzialità e nelle capacità di questa terra. Al di là dei ritardi, della ricostruzione non ancora ultimata, delle immancabili polemiche che ogni anno, proprio in prossimità della tragica ricorrenza, si rincorrono, l'Irpini è profondamente mutata. Quella stessa Irpinia che ha visto scorrere davanti ai suoi occhi immagini di una tragedia che mai avrebbe pensato di vivere. Quella stessa Irpinia che oggi, parafrasando Franco Arminio, a gran voce può dire: ci sono giorni in cui si rinasce.